Abbiamo messo a confronto i tre volti nuovi della nazionale, Manuel Locatelli, Francesco Caputo e Alessandro Bastoni, per capire cosa hanno provato dopo la prima chiamata azzurra. Ci piacerebbe sapere il momento esatto in cui avete saputo della convocazione e quali sono le sensazioni che avete provato. L'ho saputo che ero in vacanza, ero in barca con la mia ragazza e l'ho praticamente buttata in mare. È stata un'emozione forte e il coronamento di un sogno. Io ho saputo della convocazione, ero a casa a Sassuolo da solo, mi hanno detto che ero nella lista ed è stata una sensazione indescrivibile, una sensazione forte ed ero un ragazzo super felice. Ero sul divano con la mia ragazza e dei miei amici. E sono sincero, mi sono sceso delle lacrime perché per me è un momento veramente incredibile, perché ho passato dei brutti momenti in cui ho perso fiducia in me, e questa sicuramente è stata una grande iniezione di fiducia e un sogno che si realizza. La prima persona che vi è venuta in mente e che avete chiamato per comunicargli la bella notizia? Ho chiamato subito mio padre, perché comunque perché ho fatto da casa mia in provincia di Cremona a Bergamo 10 anni a fare avanti e indietro, ed era lui l'autista, quindi è una grande soddisfazione per entrambi. Ovviamente le prime persone che ho chiamato è stata mia moglie con i miei figli, ci siamo emozionati in videochiamata entrambi, poi ho chiamato i miei genitori ed erano tutti contenti ed è stata veramente un'emozione bellissima. Sicuramente l'ho detto a mia mamma e anche lì ci sono scese delle lacrime, perché è una soddisfazione per tutti e poi sono molto sensibile, quindi piangiamo spesso, e sicuramente ho chiamato loro perché sono le persone che mi sono state più vicine. Come ogni esordiente siete stati sottoposti ad un divertente rito da parte del gruppo. Quale canzone avete scelto, perché e soprattutto com'è andata? La scelta della canzone è stata dura, perché abbiamo passato 2 giorni con ansia con Locatelli in camera, perché stavamo scegliendo la canzone adatta. Ho scelto la canzone Sarà perché ti amo, perché pensavo di creare più entusiasmo possibile. È andata bene, sono stato il primo ad aprire le danze e sono contento per come è andata. Ho scelto 50 Special perché pensavo che potesse creare molto entusiasmo all'interno del gruppo. In questi casi è importante non essere il peggiore, che è stato Locatelli, e quindi va bene così. È stato un disastro perché ero tesissimo da 2 giorni, sapevo di dover fare questo rito. Ho scelto la canzone Azzurro perché secondo me era quella che potevano venirmi dietro i compagni, però sono stato sicuramente tesissimo, è un disastro. A questo punto vogliamo sapere chi è che se l'è cavata meglio. Ma è un ballottaggio tra me e Ciccio, non lo so, lascio agli altri la decisione. Giorgio alla fine mi ha detto sì, che sono stato il migliore dei tre, quindi sono contento. Ma io sicuramente quello peggio, perché poi Bastone è stato bravo, Ciccio pure, io ero tesissimo. C'è stato un momento preciso durante la stagione in cui vi siete detti stavolta posso arrivare in nazionale? Sì, sicuramente a fine stagione, quando ho toccato quota 21 gol in stagione, ci speravo, ci ho creduto fino alla fine, e alla fine è arrivata e sono contento. Sicuramente a fine dell'anno, perché avevo fatto un grande anno con De Zerbi e tutta la squadra, quindi non è che l'ho pensato, ma lo sognavo, e finalmente è arrivata la convocazione. Ma io penso che comunque arrivare in finale di Europa League sia un grande traguardo, perché comunque mentre gli altri iniziavano i ritiri noi dovevamo ancora finire la stagione, e penso sia quello il momento dove ho capito che abbiamo fatto veramente qualcosa di grande. L'esordio perfetto per voi sarebbe? Ma sicuramente l'esordio perfetto è l'esordio con gol, quello è un sogno, magari si avvera. Vabbè, esordire, far bene, sognare magari di fare un gol o un assist, ma già esordire sarebbe tantissima roba. Prima di tutto esordire, questo è l'obiettivo, e poi per gli attaccanti segnare un gol, e per me invece salvarlo.